nuova dirigenza della Carnevalesca ci ha abituati, da quando si è insediata, alla caratterizzazione dell'edizione di turno del corso mascherato. Ed anche quest'anno non poteva essere diversamente, ed il tema scelto, su cui anche i carristi si sono dovuti esprimere con i loro bozzetti, è la donna, con il suo universo, con i suoi colori e le sue mille sfaccettature. Donna e cultura e divertimento, lo slogan che sembra essere stato rubato alle Folies Bergère parigine, ma che in realtà è cosa molto seria, perché come ha esordito la presidente dell'ente carnevalesca questa mattina nella conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2019, il carnevale è una cosa seria. Divertimento e leggerezza sì, ma anche impegno culturale, anche con tematiche d'attualità come quella del genere femminile e il suo rapporto con i giorni d'oggi. Perché questo tema, perché questo titolo? Perché riteniamo che un evento di così grande impatto sociale debba risultare anche utile. Ci divertiremo, faremo festa come sempre, ma in maniera intelligente per riflettere sulle problematiche così incombenti del mondo femminile. Inoltre vi esorto a tesserarvi all'ente carnevalesca per dare una mano al carnevale e anche per avere la possibilità di entrare al carnevale con solo un euro. Gian Marioli che smorza subito anche le polemiche nate sul tema spettacoli, smentendo chi afferma che in piazza 20 settembre non ci sarà nulla e che tutto verrà fatto all'interno del circuito a pagamento. Gli spettacoli degli ospiti domenicali, spiega il consigliere Daniele Carboni, certamente sì, dato che quest'anno si paga un biglietto d'ingresso ed è giusto che chi paga abbia diritto ad uno spettacolo aggiuntivo, ma il resto della città e la piazza non saranno lasciati senza animazione, anzi, per assurdo quest'anno ce ne saranno ancora di più rispetto al passato, basta consultare il programma. Oltre alla piazza, anche in via Cavour ci sarà un allestimento, quello del Palazzo del Carnevale, dove si susseguiranno incontri, mostre, laboratori e show cooking. Già le prevendite, le prenotazioni sono tante e arrivano da tutta Italia e anche dall'estero. E questo ovviamente ci fa molto piacere perché oltre ad essere un momento di leggerezza e di festa, è anche un bel momento di promozione per tutta la città. In questo e con una miglioria rispetto al passato, mettendo a disposizione da subito i fondi, 42.000 euro, gioca una parte importante la Regione Marche, che vede il Carnevale Fanese come un asset importante di promozione turistica. L'11 di febbraio il Carnevale di Fano sarà nello stand della Regione Marche, alla BIT di Milano, a fare bella mostra di sé delle Marche e della città di Fano.